Credo che non abbiano bisogno di grandi presentazioni. Francesca Barra, lucana di Policoro, scrittrice e giornalista di ormai fama nazionale, a cui va il nostro applauso. Nel mio precedente libro, che era un saggio, si intitola Prova a dirmelo guardandomi negli occhi, ho intervistato moltissimi genitori di ragazzini purtroppo vittime di cyberbullismo e di bullismo che si sono tolti la vita. E c'è un padre che mi ha colpita. Dire in gabbia e infastidirla con un bastone, perché in gabbia, in qualche modo. Grazie. Parla di magia, in qualche modo mi sono un po' ritratto. Nel senso che sì, esattamente, oppure forse Harry Potter, per quanto opera significativa, però non sarebbe andata male, diciamo. E Tufolati e Cacciosa, non ti può fare prendere una denuncia, perché è stato poteva scomparlo, lo stiamo dicendo, però ci stiamo autodenunciando. E siamo entrati in questo parco di questo istituto. E non so se è suggestionata, ho detto Claudio, io sento il rumore di una giostrina e lui non mi ascolta. Farai i conti con questa, chiamiamola magia. Dice giustamente Claudio, chiamiamola, perché nel fare questo tipo di ricerca, noi siamo andati a Castelmezzano, abbiamo raccolto informazioni su quel masciaro, zio non Vincenzo, so chi è zio Vincenzo, il curatore, abbiamo incontrato. A un certo punto, una delle sorelle guarda la sua, Anna Corgia, guarda il suo passato e quasi la perdona, scrivete. Che spazio nel raccontare il male ha avuto il perdono in questo libro per voi? E la comprensione? Forse più che perdono, indulgenza. Io credo l'altra sera, se arrivi a quasi comprendere un assassino per ciò che aveva subito lui e che per larga parte del film ti racconta, no? Quindi tu arrivi quasi ad essere, non dico a perdonarlo, ma a essere indulgente nei confronti della sua. E appunto, perché è un uomo retto, giusto, e che a un certo punto, insomma, perché c'è un maresciallo dei carabinieri, perché Angelica, a causa di questo suo potere, si ritroverà costretta ad affrontare. Ah, devo dire una cosa importantissima, perché io non credo assolutamente nella magia, però dicono che chi compra questo libro ha tutta la vita fortunata, forse voi non potete perdere questa occasione, insomma. Compratelo, porta fortuna, toccatelo, fatelo toccare. Gestire e poi diventare cittadini attivi. Ecco, come secondo lei le due cose si possono coniugare? E che tipo di scuola magari si può alzare il braccio e ad accendere la sua fiammella? Volevo diceva anche che la mafia sarebbe stata sconfitta da un esercito di maestri elementari. Io volevo dire una cosa, ci sono anche tanti genitori. Ridicolizzazione social da parte mia gratis, cioè tutti i libri, no, ma soprattutto per aprire la mente degli studenti.